Serie B-Win. Tutti i colori della passione. La sfida dello stadio Carlo Castellani tra Empoli e Novara apre la 35esima giornata in Serie B-Win. I toscani di Aglietti tornano di fronte al loro pubblico dopo il pareggio con il Padova che non ha soddisfatto i tifosi e si giocano forse le ultime possibilità di agganciare la zona playoff capeggiata dai 58 punti del Novara di Tesser, terzo in graduatoria, rivitalizzato dal successo di sabato sull'Ascoli e impegnato ora a rintuzzare l'attacco del Varese. Nell'Empoli non c'è il bomber Coralli, gioca Laurito al suo fianco il connazionale Forestieri nel Novara. Drasek a centrocampo e poi Pinardi in appoggio a Bertani e Gonzalez. Ottavo minuto, ci prova l'argentino, facile il suo sinistro per Pelagotti, confermato in porta da Aglietti nell'Empoli al posto dello sloveno Jasmin Andanovic. Si lotta a centrocampo, Soriano difende un buon pallone per Forestieri, carica il destro Fernando Martin. Forestieri, facile la parata a terra da parte di Samir Uicani, poi Gonzalez per Pinardi di prima intenzione per Bertani in area, il destro Pelagotti è attento a mettere in calcio d'angolo a coprire il primo palo, ma il Novara quando può andare in contropiede è micidiale. La risposta di Forestieri dalla parte opposta per Valdifiori, Forestieri si inserisce, Valdifiori preferisce il destro debole parato da Uicani senza ridare il pallone a Forestieri. Da Lisuzzo direttamente dalla difesa per Gonzalez, il sinistro fulmineo di Pablo Gonzalez, Pelagotti sorpreso, palla però a lato veramente di pochissimo, grande occasione per il Novara. Subito però Empoli dall'altra parte con Forestieri che tenta in area una cosa difficilissima, un tiro alla Del Piero che però non inquadra la porta del Novara. Ultimi scampoli di primo tempo, Bertani all'indietro, il velo di Rigoni, arriva Drasek, destro che sibila a lato non di molto della porta dell'Empoli con Pelagotti proteso in tuffo. L'arbitro Tommasi di Bassano della Grappa dà il via alla ripresa, primo piano per il tecnico dell'Empoli Aglietti. Gorzegno va sul fondo, il cross, la deviazione, attenzione Moro di prima intenzione, palla a lato, occasione per l'Empoli in apertura di ripresa da Pinardi per Rigoni, in mezzo Bertani non ha un impatto felice con la sfera. Siamo all'undicesimo della ripresa, c'è l'Empoli dalla parte opposta, ancora Forestieri per Saponara, doppio rimpallo, Forestieri di prima intenzione, palla sul fondo con Uicani che non tocca, si dispera Aglietti, vorrebbe maggior mira in attacco da parte dei suoi. Buona azione però ancora dei toscani, il cross di Vinci, secondo palo Soriano, una mischia nell'area del Novara, ancora Soriano da posizione ravvicinata non trova la porta. Ecco un primo piano del centrocampista di nascita tedesca dell'Empoli, Michelizze appena entrato al posto di Laurito, le finte su Gemiti, un sinistro a giro che si perde sul fondo. L'Empoli sta facendo sicuramente di più rispetto al Novara, anche se la partita non vuole sbloccarsi. Il lancio di Scavone, attenzione, c'è campo per Gonzalez, inseguito da Tonelli, Gonzalez in mezzo, Bertani, clamorosa opportunità fallita dal Novara con Cristian Bertani, si dispera la panchina piemontese. Rivediamo l'assist al bacio di Gonzalez e Bertani va troppo a colpo sicuro, incocciando negli stinchi di Vinci, finisce tra Empoli e Novara 0-0.